Penso che Pino Daniele sia un personaggio straordinario, una voce e una musica straordinaria, e rappresenta giustamente la colonna sonora della sua città natale. Una città bellissima, come può essere bellissima una donna dal viso sofferente, ma da uno sguardo luminoso. E ne nasceranno altri di Pino Daniele. E penso che lui sia felice di questo. È un'altra fetta di napoletanità che è andata via, come tanti altri napoletani, è inutile citarne i nomi. Ultimo è stato il figlio di De Filippo, quindi voglio dire, sono fette che vanno via, ma che noi dobbiamo poi continuare a gustare nel nostro animo, perché Napoli si regge soprattutto sulla memoria di questi uomini. Per quanto riguarda poi più specificamente Pino Daniele, io ricordo questa canzone, so pazzi, so pazza, shit forra casa mia, voglio essere chi voglio. Qualcuno ha contestato il suo modo di morire, andare a Roma, non andare a Roma. Lui è stato fino alla fine quello che voleva essere, ha fatto uscire tutti da casa sua. Tant'è vero, ricordo un'intervista, non so però dove riportata, nella quale lui si dichiarava un po' misantropo, ma non era una misantropia cattiva. Ma ci vuole, lui vuole essere, e io mi rifaccio a Pino Daniele perché io lo riferisco a me, quello che vuole essere, come voglio io, e gli altri non devono giudicare. Quindi anche nel modo di morire lui è stato, diciamo, se stesso. Proprio a questo proposito io parto da Verona per venire a celebrare questo grandissimo cantante che ci ha riempito il cuore con le sue melodie strepitose. Ma ricordo con tanto affetto Napulè, che tra parentesi cantai anche nella pizzeria Brandi, proprio qui a Napoli, così improvvisando su un tavolo, io col mio accento veronese forse ho anche creato un po' di ilarità, però è un ricordo che mi lega appunto a questo grande cantante, oltre ovviamente ai ricordi della mia vita personale legata alle sue canzoni. Grandissimo artista, grandissimo uomo, non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma so che a Napoli è molto amato. I primi concerti sono stato a Nocera, uno dei suoi concerti, ed era contento perché tutto il gruppo di Piazza del Gesù lo raggiungemmo a questo concerto. È una città che comunque nella sua complessità nelle sue vene ha il sangue di tutti questi artisti, Nino Daniele, Edoardo, molti altri artisti. Cioè, Napoli ne nasceranno anche altri, non c'è un problema. Guarda, è stata una cosa toccantissima per me, che non sono di Napoli eppure sono un suo grandissimo ammiratore. È stato un lutto per me e per tutta la mia famiglia. Io sono di Torino e sono un grande fan. È stato uno shock, non ce l'aspettavamo proprio. Io ho la fidanzata di Napoli, anche per lei è stata una cosa terrificante. Sì, un anno triste perché se n'è andato uno dei nostri artisti più rappresentativi, che quelli della mia generazione hanno ascoltato dal primo LP, quindi da Terra Mia, Nera a Metà, eccetera. Tante, sicuramente quelle dei primi tre album, Terra Mia, Napolè, i Soppaz, per il blues e per come la interpretò nell'80 a Piazza Plebiscito. Un anno dalla morte di Pino è una grande perdita per Napoli e per la cultura italiana in genere. Diciamo un simbolo di questa città, sicuramente il popolo, il ventre di Napoli, e mancherà tantissimo, non solo ai napoletani. È soltanto un dispiacere, perché veramente manca un poeta, artista, un professionista, visto che anche io suono, quindi me lo ricordo, è un ricordo piacevole. La grande tristezza è, sembra ieri che è venuto a mancare, ma è come se non fosse mai venuto a mancare, perché dentro sempre di noi. Napoli è sempre con lui e lui è con noi, nelle canzoni, nella città, ed è una grande perdita per noi. Ricordo con piacere alcune canzoni tipo I Soppazza, appunto, poi Nata sulle Caffè, oppure Che Calore, cioè le prime. Conoscevo meglio le prime, mentre la fase invece un po' più pop non la conosco bene, però le prime le apprezzo molto. Sì, è immenso dolore, soprattutto vorrei che Pino Daniele, diciamo, rivivesse dentro di noi, potrebbe continuare dentro di noi, anche se non è presente con noi fisicamente, però comunque è presente in noi, diciamo, interiormente.
è una mancanza immensa, cioè veramente. Ieri sera proprio leggevo su Facebook un po' di commenti e di programmi che c'erano per stasera, questo flash mob che c'è in piazza Plebiscito, e mi scappava ancora la lacrima e un velo di commozione. E resterà nei cuori dei napoletani per sempre, perché è rappresentato per tutto il mondo Napoli, è un classico napoletano moderno. Ma penso che artisti come Pino Daniele ne nascono uno ogni 100 anni. E soprattutto perché lui ha saputo esaltare i pregi di questa città, e non sono pochi. Parecchi nostri compaesani l'hanno denigrata questa città, invece Pino Daniele l'ha portata nel mondo, l'ha fatta conoscere, ha fatto conoscere le sue bellezze e soprattutto ha fatto conoscere la sua poesia. Viva Pino Daniele!